signori, benvenuti in un nuovo video nella Villa de Ba. Bova, che fai, Bova? Bova! Bova! Oggi sei in arresto. Come sono in arresto, Bova? Sì, non rompere, stai zitto. Stai zitto! Ma che cosa sta succedendo? Aiuto! Allora, adesso devi spiegarmi una cosa. Perché mi hai ammanettato? Allora, adesso me lo devi spiegare. Molto semplice. Oggi tu sarai un prigioniero, io sono la polizia e devi scappare da me. Se ti riesco a trovare, hai perso questa challenge. Ok, ma la vera domanda è adesso dove stanno le chiavi? Perché non è che posso scappare con le mani indietro così. E proprio questa è la cosa bella, Conti. Le devi cercare in tutta la villa. Veloce, quanto tempo ho per trovare le chiavi? Aspetta. Hai tutto il tempo. No, dai, hai 5 minuti. Una zona della casa. Cioè allora, ti dico, no, facciamo fuoco oppure acqua. Okay. Quindi questa è vicino lontana. Sei abbastanza fuoco, eh. Fuoco? Abbastanza fuoco, sì. Ti posso dire che questa è la zona. Questa è la zona. Sì, ma che culo, cioè, l'hai trovata subito. Vabbè, non mi faccio chiedere le domande. Le chiavi sono piccole così, non le vedo, fidati. Fuocone, super fuocone. Ma dove stanno? Super fuocone. Oh, non ci credo, l'hai trovato. Oh, mi devi. Devi prendere, non me ne frega niente, io non ti aiuto, così che sono le chiavi. Aspetta, allora, ok, così, perfetto. Ok, brava, adesso ti devi slegare. Come mi devo slegare? Impossibile. Eh sì, no, ce la devi per forza fare, cioè non me ne frega niente, può succedere quel che può succedere. O ti devo dare una mano, no, dimmi, eh. No, ce l'ho fatta, signori. Allora, adesso l'unica cosa, mi hai detto che devo scappare da te per quanto tempo? Per un'ora. Esattamente. Quindi, per un'ora, bravo. Sicuramente qua, io vado, Poa, rimani qua 2 minuti, ci vediamo dopo, raga, devo scappare. Raga, aspettate, Poa ha 2 minuti di tempo per rimanere lì fermo, io posso scappare. Unico obiettivo, dato che ovviamente mi devo fingere un ladro, quindi devo rubare qualcosa. A rubare qualcosa della sua postazione. Nel frattempo lui rimane lì, bello beato. Ok, intanto ragazzi, Conti è di là a scappare. Io sono qua che me la cillo. Ah, è il nervo del gomito, mannaggia. Non ce la faccio più. Allora, entriamo al volo in casa. Ci dobbiamo muovere fortissimo. E gli andiamo già a rubare il mouse. Perfetto, raga, c'è il mouse. Dato che sono un ladro, io lo vado anche a nascondere. Glielo mettiamo tipo qui dentro, così almeno non lo vede. E raga, dobbiamo continuare a scappare per tutta quanta la villa. Ok, io sono partito. Vediamo qua se c'è da qualche parte. Non al momento. Vediamo, non voglio correre, ragazzi, non me ne frega, non correrò perché voglio gustarmela. Intanto io vado già diretto dentro casa. Può essere dentro casa tranquillamente. Vi ricordo che può uscire da tutti i lati che vuole, perché è tutto aperto. Grazie a lui, non grazie a me sicuramente. Andiamo alla stanza zen. Non c'è nessuno qua, è pure chiuso. Ah no, scherzo, è aperto. Non lo sapevo, molto bene. Adesso tra poco vado su. L'unica cosa che prima voglio capire intanto qua un attimo. No, non si sta guardando la partita. Non è neanche alla mia postazione. Ok, bravo. Ti stai nascondendo bene, Conti, vuoi cercare di scappare fino a quando? E quando è possibile, io lo so. Raga, è partito, devo muovermi. Prima cosa che posso fare, raga, è nascondermi dentro l'armadio. Ok, tanto i veri ladri si nascondono. No, si è spinta la luce, vedi che paura. Ok, chiudiamo tutto, rimaniamo un attimo qui barricati per un po' di tempo perché devo riprendere fiato. Vabbè, raga, mi sta battendo fortissimo il cuore. Ho paura perché non so minimamente dov'è Paura. Devo rimanere proprio immobile, sto morendo. Per esempio qua, perché deve essere chiusa la porta? Ok, sta qua, ragazzi. Mi spieghi perché è chiusa la porta? Non è neanche qua. Eccoti. Pova! Scappo, ragazzi, via! Eccoti. Sei tranquillo, arrivo. Non me ne frega niente, può succedere quel che può succedere. Dove sei? Via, devo fuggire. Allora, chiudiamo la porta, raga. Mamma mia, se devo scappare. Raga, per quando vuoi iscrivervi al canale, codice contro i negozi oggetti. Dobbiamo arrivare assolutamente a 200.000 iscritti. Dobbiamo scappare. Dobbiamo correre e ci nascondiamo. Un attimo, qui dietro, ragazzi. No, ma ha visto! Eccolo là, l'ha visto. Scappa pure. Non me ne frega niente, scappa pure. No, Va! Ragazzi, aiuto! No. Sei bloccato adesso, cos'è che vuoi fare? No, c'è un problema. Prendiamo questo, ti voglio picchiare. Vieni qua, piccolino, vieni. Vedi che ti sculaccio tutto. Con un robino in mano mi vuoi picchiare? Facciamo questo gioco, Poa. Tu mi lasci scappare, io non ti picchio. Non funziona così, mi dispiace, Conti. Porca occhio, ragazzi. Non funziona proprio così, guarda. Sono finito, raga. La polizia è là. Io vi dico, sono passati solamente 5 minuti e già mi ha quasi... mi ha trovato. Ma ti ricordo, Poa, che mi devi arrestare. Non mi devi trovare. Chiaramente. Perché? Vieni qua. Posso stare qua tutto il tempo, non me frega, giuro che... Cavacca, sto... No. Vieni qua se c'è coraggio. Vieni, io ti aspetto qua. A braccia aperte. Tra poco scappo. Cos'è che hai detto al microfono? Cos'è che hai detto sottofondo? Via ragazzi. Basta qua ragazzi. Via. Bravo, scappa.
Scappa, ho iniziato a correre anch'io, è finita per te. Sono molto più veloci di te. Sono molto... Porca... 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 Mi ho chiuso tutto. No. Sì, sì. È mia la chiave, è mia. È mia la chiave. No, è mia la chiave. Ti do la possibilità di scappare se vuoi, Devo chiudere, ragazzi. No. Dall'altra parte, tanto non mi sfugge, ragazzi, sono molto più veloce di lui. Che raga, forse sono salvo, non lo so, ma c'è un problema. Lui può entrare da questa porta, che raga, usciamo dalla finestra. È una roba super illegale questa cosa, ma la faccio perché sono un vero uomo. Scendo da qua, chiudiamo la serranda. Dio, raga, sto sopra il tetto della casa. Zitti, ragazzi. Porca vacca, dov'è che sta Pua? Dov'è che sta? Sto arrivando, non me ne frega. Vieni. Vieni. What the fuck? Come fai a essere lì? No. Scappo, raga. C'è il balcone qua, easy. C'è il balcone qua, riscappo. Ragazzi, non so quanto manca. Ma so solo che devo scappare. Devo fuggire da questa villa. Aiuto. È dall'altra parte, di qua. Eccolo qua, appena passato. Vieni con te. Mi metto la scala in mezzo. Così almeno non ce la faccio più, mamma. Vieni qua, avanti! C'è il pugno! Sono molto più veloce di te! Non ce la fai, Boba! Sei qua, vieni Conti, è finita! Non me ne frega, può succedere di tutto, è finita! Però devo riprendere fiato! Facciamo una partita a ping pong? Facciamo una partita a ping pong, dai! Vai! Con una sola mano! Non ho mai visto un ladro e un poliziotto giocare a ping pong. Gioca. Però fa ridere. Ho vinto! Sì! Tu non vinci, non me ne frega niente. Può succedere quel che ci vuole. Sì! Raga, non ce la faccio più. Raga, sto morendo. Allora, usciamo. Tu sta dietro. Raga, vi giuro, questo video non è per niente facile da fare. Sto morendo, sono stanchissimo. Ma tra l'altro, gli chiudiamo la porta. Ok. Raga, c'ho un fiatone. Non avete neanche idea. Quello che dobbiamo fare, raga, adesso è nasconderci. Chiudere tutte le porte. Perché sta per arrivare. E qua, guardi. Sto perdendo resistenza sempre di più. Raga, ho un'idea. Metto qui dietro. Qui dietro non mi vede. Ok. Aia. Con calma, raga. Con calma. Ci sediamo qua. Raga, vi giuro che non mi vede. Rimango tutto camperato. Non so minimamente dove è andato. Conti, tanto so che sei qua, Ah, qua è chiuso, furbacchione, Si crede furbo, ragazzo, si crede furbo. Però io non ho sentirti, non ti ho sentito andare su. Quindi perché dovresti essere su? Perché non dovresti essere in questa stanza? No. In un modo o nell'altro. No. Perché non potresti essere benissimo qua dietro? Non essere qua dietro. Allora, Conti, cosa vuoi dire in tua discolpa? Salve, mi chiamo Riccardo Contini. Non voglio essere arrestato. Non voglio. No. Vieni qua, ti prego. Vieni qua, su. Sei tutto sudato, lercione. Raga, è un problema adesso, sapete perché? Devo trascorrere tutta la notte nel posto buio. Dove mi devi portare? Raga, le challenge si pagano. Le challenge si pagano. Se tu vuoi fare una challenge. Per forza, vieni, segui. Tu posso dire che sei troppo veloce. Io sono molto veloce e ho anche abbastanza resistenza. Io sto morendo, ragazzi, di calma, proprio morendo in una maniera che proprio vedo anche assurda. Infatti, dopo sto video, raga, fammi una doccia. Forse domani non so quanto mi terrà nascosto. Vieni, Conti, seguimi. Allora, tu ti ricordi una bella stanza buia in questa villa? Una stanza che tutti non odiano. In quella stanza. Che tutti odiano, una stanza che puzza, una stanza che viene utilizzata per non so quali scopi. Vieni. Non in quella stanza. Sei stato arrestato, hai fatto la challenge, devi fare quello che ti dico. No, ragazzi, guarda dove mi sta portando. No, non ci saranno manco le luci qua. Che puzza, raga. Ma tu mi ha portato? No, io col cacchio che sto qua. Bro, col cacchio. Terra è letteralmente tutto sporco. Comunque sembra davvero una prigione qua, posso dire. La prigione. No, boh. Fatti sembrare la prigione, sai cosa ti dico, Conti? No, boh. Bloccato qua per sempre. E adesso vado a prendere pure la chiave. No, boh, ti prego. Allora, raga, il video mi sa che è finito qua. Non so quanto rimarrò qua dentro la cella.
Ma mi raccomando, se questo video dovesse arrivare a 1500 like, vi prometto che il prossimo video sarò io ad arrestare Boa. Quindi lasciate tantissimi like. Rimarrò qui dentro, non so per quanto tempo, l'ho già detto. Sì, tutto molto bello, ma guardate adesso cosa è successo invece su Fortnite. Loro sono due poliziotti, in questo momento mi hanno rinchiuso in questa cella. E il mio obiettivo ovviamente sarà quello di scappare e sopravvivere più tempo possibile. Ragazzi, siete carichi? Io sono Let's go dentro! Allora ragazzi, datemi 2 minuti, non mi uccidete. E vi ricordo che dovete sbrigarvi, perché poi toccherà anche a voi due. Vediamo chi sarà il fuggitivo più bravo di oggi. Oh, mi piace la parola fuggitivo, bravo Conti. Grazie, grazie, nel senso è il mio lavoro, per forza. Cioè, se non lo so dire potrebbe essere un problema. Ho trovato qua una macchina perfetta e vado via, ciao belli. La challenge già parte malissimo, perché ho perso la macchina in acqua. Non è un problema ragazzi, ci dobbiamo sbrigare. Il tempo sta per finire e quindi questo vuol dire che RFPUA potranno iniziare a cercarmi. Quindi l'unica cosa è prendere tantissimi materiali in questa challenge. Ci sono 1000 euro in palio, non posso solamente perdere, anche perché raga, non gliel'ho detto, ma io 1000 euro nel portafoglio in questo momento non ce li ho. Ma non è un problema, mo che mi ricordo, manco posso sparare, sono stupido. L'unica cosa che posso fare è prendere materiali. E il problema, raga, di fondo, diciamo, è che non c'è un poliziotto che mi deve dare la caccia. Ce ne stanno due, ci sta Poa e ci sta Refe. Non so come farò sinceramente, però c'è un'altra macchinina che volendo posso prendere per fuggire, per scappare il più velocemente possibile. Signor Refe, prima lui è andato verso di là, verso sud-ovest. Verso sud-ovest abbiamo Piazza Piacevole e Distese del Duello, che è anche la parte più intelligente. Ma c'è stato un uccello, capite? Presente quell'uccello che passa e ti parla ogni tanto? Che lui potrebbe essere tra Monte Olimpo e Tana Tracotante. Vogliamo provare a rischiarla? Oddio, dipende quanto è affidabile l'uccello. Cioè, quando è affidabile l'uccello? È un uccello abbastanza affidabile, molto affidabile. Allora, anzi, andiamo. Tra Monte Olimpo e Tana Tracotante, comunque, può. C'è tutta la mappa di Fortnite. Cioè, capito? È tutta la mappa Oddio, di Fortnite. Oddio, in verità ti dico, c'è anche colonne, c'è anche rotaie rischiose. Quindi possiamo andare magari verso rotaie. La challenge è partita malissimo. Seppure la macchina si mette dritta, non va bene. Mi sto già Ok, perfetto, si è rimessa dritta. Adesso dobbiamo scappare. Comunque, signori, voi che state guardando, raga, sta finendo malissimo questo. Ma veramente male, meglio andare a piedi. Comunque, voi che state guardando il video, mi raccomando, lasciate un like, iscrivetevi al canale e soprattutto supportatemi con il codice Conti, perché questo mese dobbiamo arrivare assolutamente a 1500. Supporta un creatore, perché se ci arriviamo io mi colorerò i capelli completamente di rosso. Oddio, sento una macchina, sei tu? No. C'è una macchina sì, qua. Che sono io, idiota. Secondo te Conti torna a colonne così con la macchina? No, sei andato via, aspetta. C'era una macchina, te lo posso... Eccolo! In mezzo al lago. Ma sono io. Ok, ottimo. Shieldone, shieldone. Mamma mia, se godo con lo shieldone. Ovviamente, raga, per facilitare il lavoro di Poa e di Refe, ho attivato ovviamente la condivisione schermo di Discord. Quindi loro in realtà possono sapere in qualsiasi momento dove sto, dove mi trovo. Però ovviamente io mi muoverò molto più velocemente di loro, perché essendo che prenderò le macchine, le moto, qualsiasi mezzo disponibile per scappare, per loro sarà ovviamente molto più difficile. Comunque posso dire che per questa challenge, non so voi, ma c'ho un'ansia in corpo veramente bruttissima, perché mi sento proprio tipo che qualcuno mi sta inseguendo. Non mi sto per niente divertendo, ragazzi, devo essere sincero. Cioè, ok che non succede nulla, cioè non mi stanno arrestando davvero, però c'ho ansia, tipo come se stessi a scappare davvero dalla polizia. Oh mio Dio. Allora, io sto verso Distese del Duello in questo momento, ti devo dire la verità. Cioè, in realtà, cioè non sto verso Distese, sto andando verso ovviamente Monte Olimpo. Tu vai verso Tantracotante e poi mentre ritorniamo indietro ci incrociamo, che così diamo un occhio da tutte le parti, va bene? Ok. Ok, mi piace questa cosa. Io sono qua a rotaie, per adesso non c'è nessuno. Appunto, l'idea era, tu vai a Tana Tracotante e poi ci incontriamo a rotaie, che così facciamo il panino, capito? Ok, adesso l'ho capito. Sento passi. Ok, meno male che è il bot. Via. Sì, se si mette a sparare pure il bot, però porca di quella trota. Andiamo via, non dobbiamo perdere assolutamente tempo. Ok, sento spari qui davanti. Dimmi che non è Refe. Ho bucato una ruota. Perché va... No, ho bucato la ruota, non ci credo. Qua davanti ci sta il lama. Non sarebbe male prendere il lama, anche perché così prendo tantissimi materiali, tantissime cure e non serve. Ovviamente il lama sta sott'acqua, mi sembra anche ovvio. Porca di quella trota. Le ali, ragazzi, sono assurde, non pensavo manco ci fossero. Perfetto, con queste sì che posso svolazzare per tutta quanta la mappa e posso scappare dai poliziotti. Certo, scappare dalla polizia con le ali credo non si sia mai visto da nessuna parte. Però su Fortnite si può fare. Scusate. Tra l'altro, comunque, Monte Olimpo adesso è fuori safe, quindi non può essere sicuramente a Monte Olimpo, ok? Cioè, togliamoci dalla testa che è a Monte Olimpo. Quindi la cosa è molto più facile, perché bisogna semplicemente andare verso
verso un rotaio rischioso a sto punto. Sapete cosa potrei fare volendo? Andare tipo qua sotto e prendere il potere della terra. Perché se non sbaglio qua ci sta il potere della terra. Perché in realtà io non posso prendere armi. Ma nessuno ha detto che non posso non prendere i poteri di Avatar. Quindi in realtà, raga, io un poterino così me lo... Oh, il potere dell'acqua, figata. Potere dell'acqua molto figo. Preferirei trovare anche il potere dell'aria, perché con il potere dell'aria in realtà si può scappare veramente in qualsiasi modo. Allora facciamo una roba, signori. Io vado qui verso Piazza Piacevole, perché ho una tattica veramente incredibile. Arrivo a Piazza Piacevole con le ali, poi mi campro dentro una casetta. Non mi interessa, sti cavoli, ragazzi. Mi campro fortissimo e vi assicuro che questa challenge la vincerò io. Poa? Sì? Posso sapere chi è l'uccellino che parla con te, scusami? Era un uccello... Come dire? Un bello storto, un uccello storto. Perché mi hai detto che sta andando verso Piazza Piacevole, il bro? Chi è che te l'ha detto? L'altro uccello? L'altro uccello. Tra l'altro io ho visto prima forse uno Spider-Man. Non vorrei aver flashato uno Spider-Man, eh? Mi sa che c'è uno Spider-Man qua da qualche parte. Beh, allora, calcolando che Conti ha sempre la skin dello Spider-Man, tranquillo che potresti tranquillamente non aver flashato. Quindi potrebbe esserci davvero Conti qua da qualche parte, immagino. Esatto. Allora, io ti direi che potremmo andare verso Piazza Piacevole. Oddio, perché ma quello è un uccello e uno Spider-Man. Oddio, ma c'è davanti. Ma c'è davanti. Ragazzi, oddio, ma con lei è un uccello e uno Spider-Man. Oddio, arrestalo, c'è uno Spider-Man arrestalo, con le ali. Arrestalo. No, ma è in aria, cioè proprio sta super volando. Il signor Conti sarà il fuggitivo più bravo. Anzi, commentate qua sotto nei commenti e fatemi sapere secondo voi chi sarà il più forte di questa challenge. Perché ovviamente non scapperò solo io e farò il fuggitivo, ma dopo io sarò il poliziotto e scapperà Refe. E poi dopo scapperà ancora Poa. Quindi, ragazzi, questo video sarà primo, sarà lunghissimo. Guardatevelo dall'inizio alla fine, perché secondo me sarà super divertente. E basta, adesso pensiamo solo a vincere questi soldi. Tra l'altro, non so da quanto tempo sto resistendo. Tipo, è tipo 5-6 minuti che sono vivo. E non è male in realtà come cosa. Ah, ecco, l'ho visto anch'io, l'ho visto anch'io. Oddio, che strano. Sto volando, è in alto. Bello, ok, è appena atterrato. E poi atterrato. Ok, l'ho visto, lo sto andando a prendere. Ho la macchina della polizia. Signor commissario Refe, lei mi segue dopo, va? Ma in realtà sono dietro. Ma tu veramente oggi stai facendo dei discorsi un po' così. Sono dietro di lui. C'è uno con la macchina, signori. C'è uno con la macchina che mi sta inseguendo. Fermi, oh mio Dio. È sopra uno dei tetti, eh? Eh sì, infatti. Eccolo qua, eccolo, no? Sta volando. Eccolo lì. Scappo via. Signori, scappo via. Mi hanno sparato. Mi hanno letteralmente sparato. Non so che fare, ragazzi, sinceramente, Fermalo. Bisogna arrestarlo subito, subito. Gigi, guarda come scappa l'infame. Non ha capito però che noi adesso andiamo a prendere, zero problemi. Prendo la macchina, signori, e scappo via. Non mi devono prendere. Se ne è scappato ancora, mannaggia lui. Sali, vai, vola, uomo. Corriamo a prenderlo, confiscargli la macchina e soprattutto la vita. Oddio, mi sembra veramente troppo. A destra. Il power. No, sta per finire il carburante. Ok, mi arrendo, signori. Sto andando, L'ho preso, signori. Ma dove sei? Ah, è a destra. Mi arrendo. Non voglio morire. Preferisco farmi 10 anni di galera. Ma non mi ammazzate, per favore. No, però Spider-Man, io non so se è sotto quella maschera lì, se è una persona buona o no. Quindi, ciao. No, ragazzi, i poliziotti non possono uccidere così. No, niente, raga. Non so quanto tempo sono resistito. Tipo 5-6 minuti, non lo so. Poi vedremo dall'editing. Adesso, signor Refe, dovrai scappare proprio tu. Ok, signori, è ufficialmente il mio turno. Devo fuggire da questi due brutti ceffi. Intanto chiudiamo qua. Io me ne vado, signori. Ti killiamo istantaneamente, non hai idea. Mi devi dare comunque i 3 minuti come abbiamo a te, Conti. Sì, tranquillo, Poa, rimani qua. Non sbirciamo, perché sennò poi lo ammazziamo tipo. Conti, allora, oggi non mi funziona bene la pistola. Ma se per caso dovesse arrivare un colpo. No, io e te siamo i poliziotti. Ti ricordo che se ci ammazziamo potrebbe essere un problema. Ma sai che non so se sono troppo portato per essere poliziotto. Devo dirti la verità. Ve lo dico, io vi dico la verità, ragazzi. Io sono un ladro non buono. Nel senso, io sparo alla polizia, capito? No, tu non puoi sparare alla polizia. Io sparo alla polizia. Sono quel tipo di ladro. Refe cambia le regole del video. Questa cosa posso dire che mi piace veramente tantissimo. Quindi poi praticamente stiamo facendo un 2v1. Ma in realtà dovremmo tranquillamente ucciderlo. Cioè, nel senso, No, voi non potete sparare finché non vi sparo. No, noi ti ammazziamo, non hai capito, Ma cosa vuoi che prima da poliziotto mi ha ucciso fermo, indifeso, senza armi? Ma quale poliziotto fa una roba del genere? Stai parlando di me? Stai parlando della polizia che difende il tuo paese e il tuo popolo? Esattamente di te. Tu parli così di me? Adesso io ti faccio male. Comunque, signor Refe, mutati, fai la tua partita. Aspetta un secondo, fammi un attimo il compagno che sto per morire dal boss Cerbero. Attenzione, ragazzi. Sta a cubo cancello. Corriamo. Comunque non è per niente stupido, perché va dal boss Cerbero a prendere i dash, capito? Che così va più veloce. Però se prendi il medaglione così, per noi è tipo super iper facile trovarti. Cioè, nel senso, sì, però il mio medaglione mi fa andare molto più veloce, ti garantisco. Questo è vero. Non comunque è così facile, Conti. Ok, comunque
credo, il tempo credo, cioè è scaduto, quindi buona fortuna. Ciao. Ok ragazzi, allora la tecnica del refe per riuscire a fuggire dagli hunter è super semplice in realtà, e non è neanche così difficile da comprendere. Vorrei trovare semplicemente delle ali in questo momento. Grazie al medaglione che ho appena preso dovrei avere molto vantaggio sotto un certo punto di vista. E detto questo, devo trovare assolutamente le ali, però senza le ali è molto difficile, molto tosto. Si piglia questa e si va allo yacht. Perché si va allo yacht? Perché aspetterò che arrivino, e una volta che arrivino vicino allo yacht io fuggirò come solo io so fare, capito? Solo io so fuggire in questa maniera. Comunque signore, ho trovato la mia fantastica macchinina che mi aiuterà ad arrivare proprio dritto. Ma dove sta? Ha tolto il medaglione, il pezzo schifoso. No, boba, è finita. No, non l'ha tolto, non l'ha tolto, qua davanti. Ma non lo vedo, ma dove cazzo la sta il medaglione? Ma basta che vieni da me, basta che vieni da me, io lo vedo. Grazie boba, dov'è che sei tu? È vero che non siamo compagni, mannaggia a te che hai deciso di non essere compagni. Sembra ovvio, dai, dov'è che sei? Dimmi più o meno la zona. Io sono a cupo cancello, sono sopra a cupo cancello. Ok, cioè, facciamo una roba, vengo con la macchina a cupo cancello, ci riuniamo perché ovviamente i poliziotti devono stare sempre insieme a lavorare. Non è che possiamo, perché metti che per sbaglio il ladro ci spara e siamo morti. Quindi dobbiamo stare proprio uniti come dei fidanzatini. Però non siamo fidanzatini, no, vero? Era per dire, ovviamente, era per dire. Comunque signori, ci dobbiamo sbrigare, poi io i 1000 euro al signor Refe non glieli voglio assolutamente dare, te lo dico, eh. Allora, qua ci deve essere una cassa del dio, ok? Quindi in questa cassa qua troverò sicuramente le ali. È importantissimo trovare le ali. Ah, bene, bene, bene. Ma che belle ste ali. Niente ali, ragazzi. Ho capito. Tracce di qualcosa, ragazzi. Qua ho visto un pompa viola lasciato così a muzzo in giro. Okay. Vuol dire che è passato il refe. No, non hai capito. Il refe è per forza passato di qua, anche perché ha preso il medaglione. Comunque sono a cupo cancello. Dimmi dov'è che... Ok, vedo il medaglione. Sta al mondo sotterraneo. Sta al mondo sotterraneo. Ok, ok. Adesso, dobbiamo esatto, sbrigarci. Sta al mondo sotterraneo. Vai, corriamo, corriamo, corriamo. Ma me se ci dobbiamo sbrigare, ragazzi. Mi raccomando, voi commentatevi e fateci sapere secondo voi chi vincerà questa sfida. Secondo te chi è che vincerà tra me e Refe? Boa! Non credo proprio, anche perché non è ancora arrivato il tuo momento. Però ti dico che se Refe resiste tipo per 10 minuti, non ha neanche senso che giochi anche tu, capito? Cioè, perché ha già vinto lui automaticamente. Sì, ma non me ne frega, io lo voglio uccidere, punto e basta. Può succedere quel che può succedere, io lo uccido. Lo sento! Via! Fuggire. Lo sento. È qua. È volato, volato, volato. Lo sento. Veloce, veloce, ragazzi. Dobbiamo essere velocissimi. Porca di quella zozza. Allora ragazzi, è dietro di me, eh. Non dietro di me. Il problema è che io non ho trovato neanche la macchina e non so, cioè sono super lento, raga. Non so come fare. Conti l'ho visto, Conti l'ho visto, Conti l'ho visto. Sta prendendo la cassa. So che l'hai visto. Sta proprio qua davanti. Fermi. Ma io non ho capito perché lui ha preso il medaglione. Cioè, ok che corri più velocemente perché grazie al medaglione hai lo sprint e tutto quello che ti pare. Però comunque, cioè nel senso, non credo che abbia fatto proprio un'ottima mossa, eh. Scusami, ha molto più senso prendere il medaglione. Ma in realtà no, Pova, perché cioè sappiamo sempre dove sta. Cioè praticamente abbiamo vinto questa challenge. Però oddio, sono passati tipo 4-5 minuti, Pova, non lo so. Dobbiamo spiegarci. Ma come fa a essere così veloce? Lui è già dall'altra parte. Io lo stavo inseguendo, ce l'avevo qua già dall'altra parte. Ok, però vedete che in realtà la mia tecnica è super semplice. Ma che bel castello parco di rondirondello. Non mi avrete mai. Ma mai mai, ma oh mai. E col medaglione lui può andare troppo veloce. O ha preso una macchina, che secondo me potrebbe essere. No, non l'ha presa, non l'ha presa. Porca. Vai, vieni qua con te. Con i fulmini, secondo me, gli spacchiamo l'ubucio dell'uculo, dell'ubucio dell'uculo. Un pollo e una macchina, eccola qua. Ok, l'ho visto, ha preso la macchina. Ok, sento spari, chi è che spara? Sei tu? Ah, io, okay. Sono io che sto sparando. Ok, continuo a sparare così vedo dove stai, fermo. Forse ti ho visto, Sei sopra la montagna, tipo, aspetta. Lui però sopra la montagna dove c'è il... dove c'è, capito, quella... Ricordati che semmai gli devi distruggere le gomme, le ruote, ma non gli devi sparare, non lo devi uccidere. Magari lo puoi solo ittare. Comunque no problem, perché è appena scappato via ed è dall'altra parte. Comunque pensavano di avermi visto, pensavano di avermi trovato, loro credevano. Oh 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 oh. Ehi, ehi. Ok, dopo che abbiamo fatto il balletto, sì, via, si vola via. Pua, facciamo schifo comunque come poliziotti. Non è possibile questa cosa, Meno male che non faccio il poliziotto nella vita reale. Meno male, perché sennò potrebbe essere un problema, pua. Cioè, nel senso, l'importante è non scappare dalla polizia. Se vuoi diventare poliziotto... sarebbe divertente arrestare le vecchiette, o sbaglio? No, perché dovresti arrestare le vecchiette, Pua, concentrati. Ok, sei tu quello laggiù? Quello là? Sì, sono. Ok, allora riuniamoci, Pua, riuniamoci e capiamo un attimo che tattica possiamo utilizzare per trovare e accerchiare. Insomma, dovremmo tipo accerchiarlo in qualche modo. Tipo tu che gli vai da destra e io da sinistra e non può scappare. Ecco, ma ragazzi, possibile verità che sono preciso. Ma me ne vado a Monte Olimpo senza troppi problemi. E chi mi ferma più a me? Allora, il fatto che comunque Refe si stia muovendo così velocemente non ha senso. Poi ovviamente dopo gli andremo a chiedere come ha fatto a scappare così tanto. E vi dico, secondo me mi ha già battuto, perché io tipo sono scappato all'incirca per 5-6 minuti, adesso non ricordo. E Refe sta scappando tipo da quasi 10 minuti. Non so come sia possibile. Una macchina, vieni qua, papà. Let's go. Prendiamo. A posto, allora, vediamo un attimo.
attimo dove sta il refe e non vedo più il medaglione. Oh mio Dio, non è che se l'è tolto? Porca vacca. Non lo vedo più neanch'io, sai? Dove cazzo l'ho andato, ragazzi? È finita. Qualcuno mi aveva trovato, gli ho ballato una bella L in faccia e me ne sono fuggito. Poi me la giocherò stando un po' fuori safe. Vorrei trovarle le ali, vorrei davvero trovarle le ali, ma a quanto pare è impossibile trovarle. Allora io ti dico, io l'ultima volta che l'ho visto col medaglione stava tipo a distesa del duello barra colone commedianti, quindi dovrebbe stare in questa zona. Però essendo che si è tolto il medaglione, non so come si potrebbe fare, raga. Che palle, molto difficile fare questa challenge, devo essere sincero. Bambola gaga, col fisico perfetto davanti mamma gaga, sogni le copertine. Eccolo, ha ripreso il medaglione, guardalo, davanti a noi ce l'abbiamo, davanti. Bellissimo, noi. Mamma mia, se gli spacchiamo. Vada Pova, acceleri. Aspetta, corriamo, aspetta. Sta letteralmente è qua, eh? È nascosto dentro la casetta. Voglio arrestare il signor Refe, vieni qua piccolino, okay? Eccolo da me, ho veduto da me. Ok, l'ho bloccato, l'ho bloccato. Ma sono io, imbecille. Saccolone commedianti, vieni a prendere con la macchina. Andiamo. Vai, corro. Dobbiamo sbrigarci. Lo vedo, sta usando il deltaplano. Sta laggiù. No, che si è scaricata la batteria qua. Porca troia, l'ho proprio visto che sta qui davanti. Sta scappando, non so neanche io come. Ok, stanno arrivando. Il che rende tutto un po' troppo complicato, devo essere onesto. Signor Refe, noi l'abbiamo vista. Stava usando il deltaplano. E le assicuro che stiamo arrivando. Sì, cioè, nel senso, non siete per nulla dove sono io in questo momento, però. Cioè, l'ho visto. L'unica cosa che non ho capito, Refe, è perché prima avevi il medaglione e poi te lo sei tolto. Orca troia! Questo qua è un detenuto molto cattivo e non può vincere. Cos'era quell'arma lì, poi? È quella di Avatar. È di quella di Star Wars. Cioè, oddio, sì, di Star Wars, bravissimo. Complimenti, contessa. Dato che Refe è veramente un pezzo schifoso, non sta seguendo proprio la challenge, io ti dico che adesso lo dobbiamo attaccare fortissimo. Lo uccideremo, come sappiamo fare. Puoi scappare quello che vuoi, ma morirai adesso. E io ballerò sul tuo cadavere. Allora, comunque io ti vedo, hai ancora il medaglione. Stai andando. Ma perché sei così veloce? Non capisco, ma c'hai 7 gambe per correre così veloce. Però gli si ricarica il dash, va più veloce, è incredibile. Sì, ma non ha senso, raga, questa cosa. Forse ha fatto veramente bene. Io inizialmente lo sto prendendo in giro dicendo: ma Refe, ma che cazzo la prendi il medaglione che ti troviamo subito? Ma in realtà ha fatto la scelta migliore, perché sta resistendo tantissimo. So, Luis, cioè, io sono veramente più forte a scappare. Non. Comunque, io, Refe, ti dico una cosa: se tu riesci a scappare e addirittura a ucciderci, questa challenge l'hai vinta automaticamente tu. Quindi neanche facciamo giocare Pau a sti cavoli. I 1000 euro te li prendi tu. Devi solamente dirmelo e chiedermelo e io farò. Però non è che voglio proprio, capito, morire. Perché io ho detto questa cosa? Non volevo dirla. Ma in realtà tanto era già il mio intento era già quello. Quindi cioè non è che cambia molto, ecco, mettiamo in questa maniera. Ho dietro di me una certa guardia. Pau arrestalo. Non ucciderlo, arrestalo. Noi non siamo criminali, ricordatelo. Bom. Vai Pau, ce la puoi fare, sto arrivando io. Ok, l'ho bloccato. Oddio, ho finito i colpi. Da me, l'ho bloccato, Cotti. Sto arrivando, veloce, signor. Non c'ho la macchina, sto andando super lento, ma arrivo, giuro. Ok, resisti. Non mi riesce a prendere il muro. L'avevo bloccato. Grazie, Pau. L'avevo arrestato, è morto. Pau, sei morto. Grazie dell'impulso, Pau. Refe, ti dico solo una cosa. Noi ti dovevamo arrestare per 7 anni, ma dopo l'uccisione di Pau, io ti dico che rimarrà in carcere a vita, non sto scherzando. Ma Cotti, non ho ancora capito dove cacchio sei, se no ti avrei già ucciso, te lo giuro. Io sto arrivando, piccolino. Io vedo dove sei tu, ma tu non vedi dove sono io. Sei proprio qua davanti. Eccolo, orco. Ok. Ragazzi, questo è un criminale. È un criminale. Mi vuole letteralmente uccidere. Vieni qua, piccolo. Vieni che ti dove spacco lo bucio dello culo. Non aver paura. Ok, allora, con calma, Conti. Calmissimo. Io ti devo arrestare, sappilo. Sì, vieni sì, qua. Sì. Tu verrai in questura con me. Verrai in questura. Mi darai tutti i tuoi dati personali. Verrai arrestato per sempre. No. Io. No, Pau, che faccio? Aiutami. Che faccio? Oddio, cosa dovresti fare? Tirare solo una super pompata e ammazzarlo. Devi ammazzarlo, però, Conti. C'ha 31 di vita. Orco. Zitto, Pau. Sto per morire. Da un criminale. Conti ha un HP. Ha un HP. Devi solo. Allora, Refe, ti dico una cosa. Se alzi le mani, ti giuro che la tua pena sarà scontata del 10%. Va bene. Promesso. Andata. Ho alzato le mani. Bruno. Ho alzato le mani. Refe è il criminale più cattivo che abbiamo mai conosciuto. Pezzo. Io vi dico, raga, volevo far giocare anche Poa, ma ha vinto automaticamente Refe. Quindi Refe, ti do questi 1000 euro sporadici che non vedrai mai, perché ovviamente sono 1000 euro finti. Signori, voi mi raccomando, prima di andare via, andate nel negozio Getty, inserite il codice Cotti per supportarli al massimo. Se non lo fate siete delle teste di c***o. Ci vediamo in un prossimo video, ciao belli.